Hey love! Allora, il nostro Pancrazio aveva voglia di uscire, non so se è perché c'è cani fuori o c'è cagna in caldo, e quindi l'ho dovuto portare fuori a corsa con i miei super parorecchioni. E vediamo, Ugo, aspetta, amore, che si apre il cancello. Ed ho detto, visto che avevo fatto l'ultimo vlog, c'ho da mettervene due di vlog. Fermo! Vediamo se butto in terra il telefono di babbo, sarebbe l'unico. C'ho da mettervi due vlog e quindi pensavo di non farne più. E c'è Nala che gioca! E Nalona! Ciao, amore! Nellina! Piano, Ugo! Ora è un casino, via, fatemi fumare sta pipì, pampa, c'è la pippa. Fermo Ugo, per favore. Vediamo se riesco senza fare troppi danni, eh. Allora, oggi è una giornata super happy felice perché stamani mi è arrivato le ciabatte a unicorno che me l'ha mandata Giulia, io non lo sapevo. Quindi Giulia, un bacio gigante, ma poi dovete vedere quanto sono belle. Poi ho comprato un po' di robina alla Kiko. Ho preso una palette tutta matte che è veramente veramente pazzesca, con dei colori pazzeschi, con una yes, con una pigmentazione pazzesca. Poi c'era, prendi 4, 2 prodotti, 2 te li regalano. E poi mi è arrivato un botto di maschere da una collaborazione con una ragazza che c'ha, scusatemi, che c'ha un sito che comunque poi vi lascio tutto nell'info box. E mi ha mandato la maschera argentata Diamond e quella Gold. Cioè, sono stra happy. Vedi, poverino, gli scappava la cacca. Oh mamma, ce l'ha sciolta. Allora, noi abbiamo il gatto, cerchiamo sempre di levarlo perché lui mangia, la roba del gatto gli dà fastidio. Amore, vedi perché voleva venire fuori, porra stella. Il problema suo, Ugo, piano. Oh, mannaggia. Ughino, mi stai facendo far fare la... Vabbè, sciolgiamolo un po', va? Vieni, chi c'è? Oddio. Perché con lui bisogna stare attenti. Aspettate un attimo, eh. Vieni, Ugo. Ok, non dovrebbe esserci nessuno. Perfetto, vieni. Eccolo, vai amore. Il problema con lui qual è? Che fa lupo al lupo e non gli ci crede più nessuno praticamente. Perché quando c'è un po' di cani fuori o comunque quello che è, lui vuole venire sempre fuori. E quindi quando poi veramente gli scappa, perché gli scappa, uno poi non gli crede, no? Allora, questa ragazza mi ha mandato un botto di roba, un botto di ciglia appoggiato per non cosarlo e mi si è spenta. Un botto di ciglia finte e poi mi è arrivato qualche altra cosa. Ah, le lenti di Pinkie Paradise, molto belline. Allora, avrei, andiamo amore, vieni Ugo, andiamo piccolo. Avrei da chiedervi un consiglio. Ho preso i denti da Dracula, ma quelli proprio bellini, un dente solo da portare. Io quelli me li voglio mettere sempre, però non so come si attaccano. Sono andata al Toys e ho chiesto se avevano la colla per appunto attaccare questi denti e mi hanno detto di no. Fatemi sapere se qualcuna di voi sa come le posso attaccare, altrimenti vado da un dentista e sento un po', perché veramente bimbi io quelle le voglio tutti i giorni, quindi se può darsi sia la colla quella per i brillantini, quindi va benissimo. Sono, che cos'è Ugo? No amore, che stai mangiando? No, 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 andiamo. Andiamo su. Che altro vi volevo dire? Ragazze, siamo arrivate a 40.000 iscritti. Cioè, io non ho parole, sono troppo felice e stamattina veramente. Ciao amore! Gli scappava la cacca! C'aveva la cacca da fare! E sto troppo felice. Eh? Non ti sento. Non ti si vede, baby. No, non lo fa dalla telecamera interna. Saluta. Quella è Alin. Diamo Ugo. Quindi niente, ho preso il caffè, ora me ne accendo un'altra. E
E quindi siamo arrivati a 40.000. Io vi adoro, vi love, lo sapete. Cioè, ragazze, pensate, eravamo a 36.000 a novembre che ho ricominciato a fare video, quindi abbiamo fatto praticamente 40, sì, ciao, 2.000 iscritti in 2 mesi. 2 mesi, sì, novembre, dicembre, neanche un mese quasi. Quindi, bimbe, senza parole. Vorrei dire una cosa. Vediamo se riesco, così questo video lo metto direttamente subito adesso, senza stare a fare un vlogmas. Allora, vorrei parlare della famosa foto dell'altro giorno. Allora, per chi non mi segue su Instagram, fatelo perché anche lì siamo cresciute tantissimo. Ora, vorrei mettervi il cosino qua giù con la scritta Instagram per mandarvi al mio Instagram, ma non so come si fa. E allora, praticamente l'altro giorno ho messo una foto, si era in città e per l'appunto davanti a Carabinieri c'era dietro di me la scritta Carabinieri, ho fatto la foto e veniva perfetta così, no? Con la scritta dietro. E quindi poi c'ho scritto Ahab per tutta la vita. Questa foto ha scatenato il putiferio. Naturalmente persone tipo la moglie di uno sbirro, io le chiamo sbirri ma il mio non è un dispregiativo perché carabinieri non li chiamerò mai. Poi vabbè. E, comunque vi lascio per chi volesse qua nella pallina un vecchio video che ho fatto sempre su di loro, carabinieri amore e odio. Ed è venuto fuori il putiferio perché questa mi fa: ah, spera di non avere mai bisogno dei carabinieri. Questo è il classico ragionamento da bimba minchia. Qui, là, sono state dette delle cose molto, molto infelici. Naturalmente, io non ho risposto in maniera infelice come la loro, ma ho cercato di. Queste ciglia sono quelle che mi sono arrivate, non so da chi sono belle, ma davanti stanno dritte. Ho cercato di esprimere il mio giudizio e parere in maniera intelligente ed educata. Allora, premetto, innanzitutto chi mi segue, non credo che mi segua pensando che io sia la classica ragazza. Io ho avuto una vita particolare, magari non una vita sempre nell'illegalità, Cristo Santo, anche perché non sono mai stata una rapinatrice di banche. Quindi voglio dire, Ugo, vieni amore. Ughino, ti hai visto? Vieni! Quindi c'è fondamentalmente, però la mia vita è sempre stata particolare. Quindi chiunque mi segua, io non credo che segua la classica ragazza, cioè penso che oramai lo sappiate, uno. Due, il mio dire Ahabala, innanzitutto era una foto simpatica, non doveva essere una foto che doveva fare tutto sto casino perché è venuta così. In maniera simpatica doveva essere presa. Qualcuno, ah, ora io toglierò l'iscrizione, toglierò il video e mi piace. Tesoro, ma te neanche, non solo devi togliere l'iscrizione, fallo a corsa, subito, cioè, non rimanere iscritta al mio canale se questo è. Eccola la patatona! Eccola la patatona! Ciao Lola! È già questo. È che è caduto il guinzaglio, quindi già questo, amore, vedi vuole Zohario, ci fai due giochini? Sì, lei è la canina che sorride, perché lei, fatti conto, fa il sorrisino, Lola, faccelo vedere il sorrisino, sì, amore, sì, le vuole feste oggi? Quindi questo, intanto. Quindi c'è, ribadisco, chi mi segue sa benissimo chi sono. La cosa naturalmente non va mai generalizzata, nel senso che se il mio pensiero dice che la maggior parte sono così, il mio pensiero certo non è che tutti siano così, accidenti, insomma, meno male, altrimenti saremmo veramente nella cacca se tutti fossero così. Quindi non è un discorso da generalizzare, però purtroppo. Chi ha vissuto come ho vissuto io, chi non lo ha fatto non vivrà mai le cose che ho vissuto io, perché ti ritrovi in delle situazioni che sono prese, sono tipo, anche loro generalizzano, no? E, anzi, vabbè, quel che non ho visto, quel che non ho sentito,
Però mi ha dato molto fastidio, una addirittura mi ha detto, stai cambiando, noi ci aspettiamo un cambiamento. Allora, innanzitutto un cambiamento ci vuole tempo, intanto. Io sono 3 mesi che sto cercando di cambiare e il mio cambiamento non avverrà mai nei capelli, mai nella persona. Anche se Camilla cambia, Camilla ha un vissuto alle spalle. Questo vissuto alle spalle non vuol dire... Vieni Ugo! Non cambierà mai il mio essere. Quello che io, per questo che sto cercando di dire, no, bimba minchia fino a un certo punto. Perché se io dico delle cose è perché ci sono dei motivi, ok? Se questi motivi ci sono, non è che se io cambio il mio punto di vista, questi motivi rimarranno sempre e comunque. Quindi sarà sempre il mio punto di vista. Cioè, non so se vi sto spiegando. Ugo, vieni qua! Aspettate, vieni Ughino! Sta facendo ancora la gatta. Quindi non è che cambierà qualcosa, anzi, purtroppo è anche vero che tante volte viene preso... Vieni Ugo allora o no? Viene preso in maniera sbagliata, cioè questi... Certo che i ragazzini o comunque chi di dovere se possono vederlo in maniera sbagliata, però vi posso garantire che purtroppo la maggior parte delle persone si approfittano della divisa e veramente ho visto delle cose che lasciamo perdere, a parte poi anche quelle che si vedono giornalmente nei media, no? Parliamo di cookie, parliamo di... Però la cosa è che siamo tutti umani, ok? Però loro fanno un lavoro che dovrebbero comunque essere loro che difendono noi. Comunque, la cosa che mi ha dato più fastidio è stato che le persone, come al solito, si permettono di giudicare e si permettono di parlare oltre quello che devono. Quindi io ribadisco che chi è iscritto al mio canale, io questa sono, sarò sempre questa a testa alta, quindi se pensate una cosa diversa, disiscrivetevi all'istante. Ugo, ci vieni qua? Ecco, ora lui è sparito qua dietro. Ugo! Forza! Scusate, devo urlare perché altrimenti lui non mi ascolta. Amo! Ehi! Guarda, mi ha fatto berciare un'ora e poi era qui dietro. Comunque, ribadisco, ma poi si parla di... Cioè, no? Tipo, mi è stato detto... Insomma, è questa cosa quando poi le persone sono le prime, cioè... Avete, dico in generale, avete delle... Come si dice? Oddio, degli esempi, comunque degli standard di gente completamente rifatta, labbra rifatte, dette rifatte. Cioè, capito? Ma di che se parla? Se io ho un giudizio diverso, è perché ci sono dei motivi, non sono una bimba minchia. Quindi, bimbi a minchia, sempre per modo di dire, perché è una cosa che a me non piace questa parola. Andiamo, Ugo! E che cavolo? Però se dico delle cose ci sono dei motivi. La cosa che mi ha dato più fastidio è la moglie di un carabiniere che mi ha detto, io parlo, una ragazza anzitutto del 92, io parlo come moglie di un carabiniere, mi hai molto deluso, mi disiscrivo, come ti permetti, bimba minchia, questa foto andrebbe tolta. Allora, innanzitutto, popò di maleducata, mi dici le cose in maniera educata, se me le vuoi dire, perché se me le dici in maniera maleducata hai già pisciato fuori dal vaso e sei già dalla parte del torto, nonostante figlia, moglie d'uno sbirro. Uno. Andiamo, Ughetto! Guarda, Ugo, ora mi fai arrabbiare però, Andiamo! Forza! Ugo! Bravo! Forza! Quindi già parlare in maniera maleducata ti fa perdere 1000 punti e già hai sbagliato, intanto. E poi esprimi il tuo parere senza problemi, nessuno ti ha costretto ad essere iscritta al mio canale e nessuno ti obbliga a seguirmi. Ah, te hai sempre vissuto nell'illegalità, ma te che cazzo ne sai di quello che ho fatto io? Cioè, a parte ti sconvolgi di una foto così, se davvero tu sapessi quello che ho fatto io nella vita, cioè, guà, mi ci scappa veramente da ridere a me. Vieni, Ugo! E la cosa che io voglio dire è che alle perfettine in questo modo, allora, a parte io non cambierei mai neanche un pelo del culo con una persona così, ma vi giuro, il pelo del culo io non ce lo cambierei. Perché io so, ho fatto delle esperienze, mi hanno aiutato a crescere e a diventare la persona che sono. Ora ha visto il cane, fa dei salti accerbiato, ve lo vorrei far vedere. La persona che sono e
cara Stellina, tu ti ritrovassi veramente un giorno in una situazione po' bella, sono convinta che non avresti nemmeno le palle di fare qualcosa. Quindi aver fatto un certo tipo di vita e naturalmente poi decidere come ho fatto io di smettere e di riuscire a venire fuori, ti rende più forte degli altri, tra virgolette, ma per il semplice fatto che hai vissuto una vita diversa, perché sono due vite totalmente parallele, parallele ma opposte. Ecco, io è questo che voglio dire, ma ha veramente dato fastidio perché mi viene da dire, a parte vabbè, sei del 92, ma che posso parlare con una io del 92? Intanto, senza offesa per le ragazze che hanno quell'età, ragazze, non ve la prendete, perché le persone non si fanno dall'età, ma dal cervello, e questa a prescindere, poè. Quindi niente, sono disiscritta, anzi sono contentissima di chi si è disiscritto e continuo a dirvi disiscrivetevi assolutamente se questo pensate, capito? Cioè non spera, il mio cambiamento non vorrà dire, tante mi hanno detto, non mi ricordo, qualcuno mi ha scritto in un commento, tutti questi piercing, ma se vuoi fare un cambiamento devi cambiare anche aspetto. Allora questa è la cosa più stupida che esista sulla faccia della terra. Ribadisco, il cambiamento è dentro la testa. E non è se io faccio un cambiamento e mi vesto in un altro modo. Io conosco gente in giacca e cravatta che si fanno le pere, ragazzi, ma di che cazzo mi state parlando? Quindi se io farò un cambiamento, probabilmente Camilla non rimarrà così, sarà anche peggio. Perché io quando sono lucida specialmente, mi farò tanti di quei tatuaggi e voi non avete idea. Perché il mio io è questo, non c'è versi. Amore, ha trovato la tatina? E dov'era la tatina? Quindi la cosa più stupida è generalizzare e l'aspetto estetico è la cosa più... Secondo me veramente cadete proprio in basso. Comunque vabbè, era solo un appunto, avrei voluto fare un video solo per questo, però poi non ho avuto tempo, più che tempo voglia, l'altra sera ero stanca quando lo dovevo fare, e però lo voglio sottolineare questo, perché chi mi segue pensa di seguire qualcuno che in realtà poi non sono, io sono questa e andrò avanti a testa alta per tutta la vita e con voi ci cambierei un dito d'unghia, sicché famo se due domande. E ribadisco, non generalizzo, perché io ho fatto amicizia con dei carabinieri, persone che veramente fanno il loro lavoro doc, anzi ai miei tempi, quando feci l'incidente con la macchina, ero giovane, ci fu un carabiniere che veniva a mangiare da me dove lavoravo e veramente se non c'era lui che mi salvò patente e tutto, mi disse Camilla vattene, perché cioè, quindi ci sono veramente delle persone d'oro, ma ci sono purtroppo, ed è una purtroppo una gran maggior parte, perché questo, perché secondo me sono delle persone con talmente poca autostima e poca come si dice, che non comandano un cazzo e si devono mettere una divisa per far sì di poter comandare qualcosa. Secondo me comandano loro stessi, cioè non so se mi sono spiegata. Quindi purtroppo la maggior parte delle persone così fa. Magari il marito di questa donna, di questa ragazzina, è veramente un uomo in gamba, è un carabiniere con i controcazzi ed è una persona che fa il suo lavoro con il cuore, e questo io lo apprezzo, e purtroppo per colpa della sua moglie che ha parlato in questa maniera, mi viene da dire, ma quindi comunque ha fatto fare una poca bella figura anche al suo marito. E naturalmente non faccio nomi perché non me ne può fregare di meno, non cancello commenti, non banno la gente, perché io voglio che tutto sia leggibile. Io quando vedo nei video anche su Instagram questa cosa così, spero che la facciano con le mani. E niente, ora appena vi faccio il lol per vedere queste ciabatte sulla fine del mondo. Andiamo Ugo, però ora voglio andare in casina, perché vi voglio fare un video. Io in questi giorni sto utilizzando questo trucco basic che è, ve giuro, mi fa impazzire. Ho messo come base quel po' di illuminante, ho preso dalla collaborazione ed è fantastico. Vieni amore, vieni buon graziotto, vieni amore, aspettate, andiamo amore, c'è la merda Ugo. E ho preso la batteria, quindi mi dovrebbe arrivare fra il 27 e il 28, e ora vi metterò un post su Instagram per aiutarmi a fare una scelta. Non so se regalarmi per Natale la palette di Kat Von D. Allora, premetto, oh, come farò a fare tutte queste cose? Non ce la posso fare, via.
Premetto che la paletta costa 59,90 più 3 euro, mi sembra, o 5 di spedizione. Ed è molto bella e c'è un sacco di colori. Però non lo so, sono molto indecisa se prendere un'altra palette di quella lì, che non mi ricordo la marca, che però comunque è molto bella, costa 20 euro, e prendere dei lip fighissimi, delle marche fighissime, perché io, andiamo amore, no, ora non ti impunta, delle marche che ora io sto usando molto. Ecco la Nala! E ciao Nala! E ciao amore! Chi c'è, Ugo? C'è Nala! Nala! Ciao amore! Oh amore mio! Nala, lo sai che lui non ti saluta? Vieni! Nalina! Aspettate, eh! Nala! Ugo, vieni! Ciao amore! Dai! Non fatti fare un giochino, niente. È presissima da Ugo. Ma Ugo non se la incula. Vero Ugo? Perché Ugo, c'è un cane nero che gli rimane un po' simpatico e associa, secondo me, tutti i cani neri. Ciao amore. E ciao amore. E ciao amore. E sono bravissimi loro e lei è bravissima. Comunque, dai. Quindi fatemi... Ora vi farò sto... questo sondaggio. Va bene, penso di aver detto abbastanza e di aver fatto un bel video lungo, anche se non volevo. Andiamo, andiamo amore. Quindi io vi ringrazio con tutto il cuore, siamo arrivati a 40.000 e uno di Anz stamani, quindi ragazzi, cioè, siete la svolta e vedrete che noi ci, quando esco, se veramente voglio fare di YouTube il mio lavoro, a non ci è fermato nessuno, bimbe. Cioè, se io veramente mi metto in testa di far diventare YouTube il mio lavoro, non c'è pane per nessuno. Ecco la Nala! Ecco la Nala! Sì, amore! Sì, amore! Sì, amore! Sì, sì, sì! Bella! È bella e brava! Davino, ma lo sai, lui non ti saluta. Quindi, se veramente noi vogliamo fare, ecco la Gina. Ugo, fermo, che c'è le piante e le grasse. Se veramente vogliamo, vedrete che noi si spacca il culo a tutti. Io veramente mi rendo conto che siamo un portento. Cioè, ragazze, il nostro canale è un portento. Allora, io con questo vi saluto, vi mando un grande bacione, fate brave, vi adoro, siete il mio più grandissimo sostegno. E forza ragazze, non molliamo mai. Va bene? I love you so much. Ciao Ugo! Ciao love.